puntata. Bene, finalmente è partito il video, perché qua palpare la GoPro come un cretino ci fa solo danni. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo motovlog. Adesso vediamo se riusciremo a superare il camion. E ho sbagliato strada. Vabbè, torniamo indietro. Benissimo, va bene così signora? Permesso? Buongiorno. Adesso vi porto in una bellissima stradina, ma bella bella bella, ma bella bella bella. Oggi non vi parlerò, forse non vi parlerò di un argomento in particolare. Sono qui in viaggio con un amico e facciamo questa strada perché è bella, poi ci fermeremo a pranzo a mangiare alla birreria di Pedavena. Non entra la neutral, perché non entra la neutral? Cos'ha la neutral oggi? Litighiamo oggi con la neutral. Cusci 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 cusci, vai in su, porca puttana, no, vai in su cretino. Ma che cazzo di telefono, telefono di merda. Abbiamo appena passato il centro di... Wow! Dai però, non uscire così, mi fai prendere gli infarti. E ora stavo dicendo che siamo appena usciti dal centro di Valdobbiadene e ora ci stiamo dirigendo in località Passo San Boldo, che ricordiamolo è uno dei passi più suggestivi al mondo. È breve, perché è breve, però è molto suggestivo e caratterizzato da un panorama molto particolare e unico nel suo genere. Viseli di chi? Viseli di lì! Viseli dappertutto! Guarda che roba! E via! Oh, fumo selvaggio! Fumo selvaggio! Ci avviciniamo alla toppa! Sì, 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 riesco a vedere! In realtà non vedo un cassetting! Dai Jacopo! Fallo cantare lo Z! Devo dire che la modifica alle pedane che ho fatto, ho interposto una rondella di gomma dove si attaccano le pedane, funziona perché sento molte meno vibrazioni ai piedi, ma veramente molte, almeno la metà. Dovevo fare la stessa cosa sui manubri perché ho i polsi spezzati. Ancora una volta stavo per sbagliare strada perché sto navigatore è ritardato, no, è ritardato, no, è ritardato, è in ritardo. Ho lasciato accesa la freccia. Iniziano i tornanti. Lamentatevi anche, vi posto in porto in posti simili. Mamma mia, non ho parole, è bellissimo. Un tornante! L'area è videosorvegliata, sicché non possiamo fare gli stupidini. Dobbiamo andare con calma e goderci il panorama. Ce ne sono dei motociclisti che fanno sto passo allora.
Eccola qua, una delle immagini che costruiscono la strada, guarda che è bellissima, veramente suggestiva, fantastica. Ci fermiamo a fare due foto. Lo togliere io che è da sole? Sì, se no te lo perdi. No, più che altro, se no non vedi un cazzo dentro la galleria. Sì, ecco. Boia, io non sono mica contento. Sì, cazzo, metti la freccia questa volta. Lo so, però questo qua è sballato, GPS è rincoglionito. Ma cazzo, ma stanno battendo tra grandi questa. Yuhu, semaforo verde, sì! Guardate che opera architettonica mostruosa. Bellissimo, bellissimo, non ho parole. Devo andare piano perché è bagnato, no? In galleria. Ci fermiamo qui e facciamo un paio di foto, voilà, perché è una figata pazzesca. No, no, la GoPro, beh, è più facile che mi tradisca la moto che la GoPro. Visto? Tradisce sta chi... Cosa ho visto? Un telefono stile GoPro. Questo asfaltino ti dà... Puttana troia, cazzo era? Un missile di bomb! Che cazzo era? Porca puttana, si è schiantato sul casco! Porca cazzo di mosconi, vengono su qua! Guardate il motardo come piega, zio cane! No, no, piano, 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 piano. Devo aspettare, Jacopo, piano. Non lasciamoci trasportare dall'entusiasmo e della frenesia. Adesso passiamo sopra un gran bel ruscello. È un gran bel ruscello. Porca puttana, se è un gran bel ruscello. Questa è anche la diga del Piave. Voglia l'orso. Alla faccia del ruscello. Ah, oh, sento il profumo. Sento il profumo. Non so di cosa, ma sento un profumo. Siamo arrivati a Birreria Pedafina! Sì, che bravi bambini che noi siamo! Finalmente si mangia un boccone perché io non ne potevo più dalla fame.
Bene, 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 ci siamo rifucillati, abbiamo mangiato e adesso ce ne torniamo a casa, tutti belli tranquilli. Ciao!